Nuovo appuntamento con Spazio Real e in compagnia oggi di Gio Osigno. Innanzitutto benvenuto Gio Osigno, secondo anno al Real Rieti, con quale, diciamo così, con quale stimolo hai affrontato questa nuova stagione e quali sono gli obiettivi che ti poni da qui alla fine della stagione? Ciao a tutti, sto molto felice di poter voltare a giocare mais uma giornata qui per Rieti. Mia famiglia. Sono contento di essere qui. Sto bene con la mia famiglia. La mia famiglia si trova bene in questa città, una bella città. Ho la possibilità di vivere in un posto che mi accoglie. La società mi tiene in considerazione. Di poter vestire la camisa, poter giocare mais un anno per questa squadra. Penso che. Tem que sempre dar o melhor, sempre buscar o melhor. Spero in questo secondo anno l'obiettivo è quello di alzare finalmente un trofeo con questi colori. Entriamo un po' nel vivo della stagione. Fino a questo momento un ottimo campionato, un'ottima Coppa della Divisione. Venerdì scorso questa prima sconfitta stagionale, come l'hai vissuta personalmente e come la sta vivendo la squadra? Io penso che desde o começo da temporada a gente tem feito um grande trabalho. Abbiamo iniziato bene, stiamo continuando a lavorare per migliorare ancora nell'arco della stagione, una stagione lunga. Da derrota ali pro Pesaro, acredito que é a primeira derrota e temos que trabalhar cada vez mais. Questa sconfitta a Pesaro, ma è la prima, è arrivata in questo momento, il momento giusto probabilmente, perché così possiamo prendere coscienza anche della forza degli altri e quindi si continuerà a lavorare meglio e più di prima. Un'ultima per Gio Osigno, come ti senti in questo palazzetto? Cosa ti senti di dire soprattutto ai tifosi che per ogni partita casalinga non fanno mai mancare il loro apporto? Eu posso pedir a todos os torcedores que continuem comparecendo, apoiando. Quello che posso chiedere io ai tifosi, anche a nome della squadra, è di starci sempre vicini, perché noi poi come squadra faremo sempre in modo di farli felici per ogni partita casalinga e non solo.